L'autore, in questo caso, come si deve comportare? Perché c'è il problema di far convergere i vari linguaggi e dare comunque un senso a tutto un racconto, quello che oggi si chiama storytelling. Molto probabilmente prima il lavoro dell'autore era più semplificato, oggi è un po' più complesso, o sbaglio? Guarda, io sinceramente non te lo so dire, secondo me non so se sia più complesso, semplicemente è in evoluzione. Mi spiego meglio. All'inizio, nell'era dell'innocenza, gli autori erano grossi personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, del teatro, di varietà, grandi battutisti, grandi scrittori che scrivevano battute. Scrivevano sketch, grandi sketch interpretati da grandi attori, scrivevano anche originali, sceneggiati originali, oppure facevano gli adattamenti. Poi a un certo punto, i varietà, scrivevano i varietà, e sempre più o meno si trattava di questo. Poi l'autore ha cominciato a diventare, come dire, un autore di introduzione. E adesso diamo il benvenuto e adesso tocca la prossima canzone, il prossimo ospite è, se guardate, L'età del contenitore, insomma. esatto, l'età del contenitore. Poi l'età della scaletta, questa dura ormai da 30 anni, cioè l'autore, un bravo autore, la prima cosa che caratterizza un bravo autore è saper fare una scaletta che funziona. Se non sai fare la scaletta, puoi essere Dan Brown, lo scrittore più popolare che esista, ma non fai un programma. Quindi, questo è importante. Poi a un certo punto l'autore negli ultimi 10 anni è diventato, anzi 10, 15, 20, è diventato un ibrido, è diventato un adattatore di format altrui, per cui si ritrova a scrivere o semplicemente ad adattare delle cose che hanno fatto altri. Per esempio, faccio un esempio su un programma molto 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 bello, In Treatment. Il Treatment è un programma straordinario, già vecchiotto, nel senso che la prima edizione è andata in onda molti anni fa, è arrivato in Italia. È arrivato in Italia, è stato adattato da un gruppo di bravi sceneggiatori, no? È diretto da Saverio Costanzo, interpretato bene, diretto bene, però c'era già, ce l'hanno adattato, hanno adattato al mondo italiano. L'originale è israeliano. Poi c'è stata l'edizione americana, tante altre edizioni, e adesso è arrivata quella italiana. Grande Fratello e tutti i vari game show e quiz show sono programmi formattizzati, precisi, si fanno così, gli italiani li adattano. Quindi il lavoro dell'autore non è più quello di inventore e neanche quello di scrittore, è di gestore, amministratore. Invece, ecco, nel web, il discorso dello storytelling è che si tratta di uno storytelling globale, devi imparare un linguaggio nuovo, cioè che non è scrivere, perché se fai fiction scrivi, cioè devi coordinare un gruppo di sceneggiatori che scrive comunque dei dialoghi, delle azioni. Quando lavori per il web, se non fai appunto fiction, devi prendere, fai, come piace a me più di tutto, l'approfondimento, un lavoro di informazione capillare, devi saperti muovere in modo cross-mediale, no? O transmediale attraverso tutti i device. Allora è questo il tuo lavoro, il coordinamento, il passaggio. Però ecco, si impara facendo e vivendo. Quindi secondo te è l'esperienza che può creare gli autori del futuro? Secondo me sì, è perché io vedo tantissimi libri, no? Io ho amici, saggisti, docenti, eccetera. Ovviamente li seguo, sto attento, quando esce un loro libro lo leggo, eccetera. L'unico appunto che posso fare a loro è che io non saprei scrivere un saggio con tutti i dati, le formule, neanche l'uso delle parole rigorosamente anglosassoni che loro usano, però è teoria pura, cioè pagine, pagine, pagine di teoria pura, che sono utili fino a un certo punto. Il problema è quando poi tu devi fare, quei libri non servono. Quando devi fare, devi fare, devi fare, cioè devi farlo il programma. Allora, quando ti ho spiegato
il concetto, la base filosofica, epistemologica della crossmedialità. Però poi come si fa a fare un programma crossmediale? Non lo trovo scritto, lo devo fare. Allora, devo dire che alla fine Giotto e Cimabue, sì, siamo sempre lì, cioè devi comunque entrare in qualche modo, e ognuno trova la propria via, nel mondo del lavoro trovare qualcuno che ti faccia vedere come si fa.